Nei giorni scorsi, presso l'ufficio del sindaco Franco Ancona, si è riunita in seduta pubblica l'Assemblea dell'Aro 2 della provincia di Taranto. All'incontro, presieduto dal presidente dell'Assemblea, Franco Ancona, hanno partecipato i rappresentanti dei comuni di Crispiano, La Terza, Mottola, Palagianello e Statte. Sul tavolo il protocollo d'intesa fra Aro e CONAI per le attività di raccolta differenziata e rifiuti di imballaggio. Al riguardo, il comune di Martina Franca ha già approvato il protocollo d'intesa tra lo stesso comune ed il CONAI con l'obiettivo di definire le modalità di collaborazione e i contributi delle parti all'attività di sviluppo della raccolta differenziata dei rifiuti e rifiuti di imballaggio. L'Aro è stato istituito attraverso la legge regionale 24 del 2012 come ambito subprovinciale di raccolta ottimale per l'erogazione dei soli servizi di spazzamento, raccolta e trasporto. Il documento mira a definire le modalità di collaborazione e i contributi delle parti all'attività di sviluppo della raccolta differenziata dei rifiuti e dei rifiuti di imballaggio nel territorio di competenza dell'Aro 2 Taranto, oltre ad offrire l'opportunità ai comuni di ottimizzare le politiche ambientali in tema di raccolta differenziata dei rifiuti nel territorio di competenza. Sappiamo che Martina Franca è diventata la sede praticamente ufficiale dell'Aro 2 dei rifiuti e che tutti i comuni hanno scelto di aderire alla scelta di Martina di chiedere al CONAI di fare il piano industriale. Possiamo parlare un po' dei tempi? I tempi sono: entro 90 giorni noi dovremmo avere il piano industriale da sottoporre a gara. Ci stiamo impegnando a rispettare i tempi previsti dalle disposizioni regionali. E quindi è possibile pensare che già in autunno avremo... Sì, l'auspicio è appunto quello, che in autunno si possa fare la gara. Come possiamo valutare il coinvolgimento degli altri comuni, gli altri sindaci? Estremamente positivo, hanno molta fiducia nella nostra azione di coordinamento, ma devo dire sono molto interessati al progetto, è un'idea omogenea che riguarda tutti i comuni, alcuni dei quali stanno già facendo la raccolta differenziata con un certo successo. I comuni costituiscono il primo livello di governo e in un momento di forte crisi economica, occupazionale e sociale devono rappresentare un punto di riferimento certo e sicuro per le comunità. È l'appello lanciato dai banchi del Consiglio Comunale dal prefetto di Taranto, il dottor Claudio San Martino, nel corso della sua visita istituzionale in città. Una presenza importante e di grande prestigio che il sindaco Franco Ancona ha voluto accogliere chiamando a raccolta Consiglio Comunale e Giunta attraverso la convocazione di una seduta straordinaria dell'Assise cittadina. Un'aula consiliare che ha però accolto il prefetto con i banchi dell'opposizione vuoti, tutti assenti per motivi lavorativi. Una giustificazione che però ha creato qualche inevitabile e legittimo imbarazzo. Al cospetto delle principali autorità civili, militari e religiose, il prefetto nel corso del suo intervento ha toccato molti temi di grande importanza e di stretta attualità, a partire da quello della sicurezza. Molto è stato fatto, ha ricordato il dottor San Martino, nonostante le ristrettezze economiche con cui tutte le strutture operative devono purtroppo fare i conti. Estensione dell'orario di lavoro degli agenti di polizia municipale e il potenziamento dell'attività di controllo nell'agro grazie all'apporto del comando forestale. Il rafforzamento dell'attività di controllo nelle zone più a rischio, dal centro storico alle vie commerciali della città. Molto però si può e si deve ancora fare. Serve però, ha ricordato il prefetto, la collaborazione e la coesione tra istituzioni, forze dell'ordine e cittadinanza. Tuttavia dobbiamo sapere che per un comune come il nostro la sicurezza costituisce la principale infrastruttura. Una questione, quella della sicurezza, tornata al centro del dibattito cittadino e del confronto politico alla luce della nuova inquietante ondata di furti, soprattutto nell'area del centro storico, ultimo in ordine di tempo quello messo a segno ai danni del cinema Teatro Verdi, che ha creato legittima preoccupazione tra la cittadinanza. In attesa dell'attivazione del progetto di videosorveglianza già varato dalla scorsa amministrazione, in accordo proprio con la prefettura. Settemila città in oltre 150 paesi, 24 ore di buio per i più bei luoghi simboli al mondo. Prima volta di Cremlino e Piazza Rossa e prima volta anche per Palazzo Ducale a Martina Franca.
L'amministrazione comunale ha infatti aderito all'evento internazionale L'Ora della Terra 2013 promosso dal WWF, che ha coinvolto tutto il mondo il 23 marzo alle 20.30 con lo spegnimento totale per un'ora di monumenti, case e uffici. Per un'ora le città hanno lasciato al buio i loro monumenti simbolo per testimoniare l'impegno di cittadini, governi e organizzazioni nella lotta al cambiamento climatico e per uno stile di vita più sostenibile. Nato per dimostrare che l'impegno e la passione di ognuno di noi può ispirare chi ci circonda. Nel suggestivo atrio di Palazzo Ducale, le compagnie teatrali Gran Teatro del Click e Tessuto Corporeo hanno messo in scena lo spettacolo Germogli. Teatro Danza e d'Ombre di e con Alberto Cacopardi, Marzia Ghezzo e Silvio Gioia. Semplicemente tre corpi, una luce e secchi arbusti che generano una storia d'amore che scorre sui muri dell'edificio. E quella poi fai culanna tu fai tua tale. Presso l'albo pretorio comunale è stato pubblicato il provvedimento del progetto preliminare per la trasformazione del canile municipale. Importo dei lavori 397.000 euro. Si tratta di un progetto davvero necessario per la città, rispetto al quale la giunta comunale ha deliberato a metà del mese di marzo. Finalità della trasformazione del canile, secondo quanto riportato nella delibera comunale, quello di favorire al massimo l'adozione dei cani ospitati, dare servizi informativi, realizzare eventi di socializzazione, organizzare progetti educativi rivolti ai bambini. Il 13 aprile si vota per la Consulta Giovanile, un organo ufficiale che lavorerà in totale autonomia in collaborazione con l'amministrazione comunale e i suoi servizi. Un gruppo di giovani che dialoga tra di loro e con l'amministrazione, collaborando a pianificare la gestione delle politiche giovanili, uno strumento utile per integrare le nuove generazioni nella vita politica della città. Il 13 aprile si voterà per eleggerla a tutti gli effetti. Potranno candidarsi giovani residenti a Martina Franca dai 14 ai 25 anni. Ne saranno eletti in tutto 24, 9 nelle scuole, 15 in città. Il regolamento della consulta giovanile è stato approvato durante il Consiglio Comunale del 25 ottobre dello scorso anno. Quanto è importante la consulta giovanile per Martina Franca? Tantissimo, infatti l'abbiamo voluta tutti, cioè non solo i giovani, ma anche e soprattutto le persone con qualche anno più di noi, che ci hanno aiutato tantissimo, come Franco Basile, Vittorio Donnici, che hanno davvero collaborato tanto per la creazione dello statuto. È una cosa secondo me fondamentale e soprattutto al passo coi tempi, perché non abbiamo inventato nulla di nuovo, le grandi città già ce l'hanno, è davvero una grande opportunità per i giovani, ed è un'opportunità soprattutto per il comune di Martina Franca, perché deve acquisire quella freschezza, deve acquisire le idee dei giovani che possono essere importantissime per noi che facciamo attività quotidiana. Il presidente sarà per regolamento l'assessore alle politiche giovanili Stefano Coletta, e questo ha fatto sollevare dubbi sul reale valore dell'iniziativa. Se dalle parti di Palazzo Ducale si sostiene che questo sia un modo per garantire efficacia dell'azione della consulta con l'assessore che fa da tramite con gli organi deliberativi, dalle opposizioni si sono sollevate critiche anche pesanti. Idealista ha sollevato dubbi sull'indipendenza di questo organo, mentre il PDL e Giovani Italia hanno invece puntato il dito contro la strumentalizzazione dei giovani. È un ruolo meramente pratico, cioè sarò quello che farà i verbali, sarà quello che convocherà le riunioni, perché essendo sperimentale la consulta, non avendo capitoli di spesa, non ha la possibilità di fare affidamento sui messi comunali, non ha possibilità di avere il segretario comunale, non ha possibilità di avere un dipendente comunale che possa eseguire queste cose. Io farò semplicemente il traghettatore, mi accerterò che tutto vada per il meglio, e poi ovviamente, siccome il potere fortissimo che i ragazzi hanno è quello di autoregolamentarsi, cioè di fare il regolamento della consulta permanente, al momento in cui ci sarà la consulta permanente, cioè dall'anno prossimo, io non ci sarò più, quindi il mio ruolo è importante da questo punto di vista, è un ruolo meramente materiale, ma lo spazio sarà ovviamente tutto loro. Un concerto, quello di mercoledì 27 marzo presso la Basilica di San Martino, che avrebbe certamente meritato maggiore partecipazione da parte della cittadinanza.
ad esibirsi il coro Silverstones, proveniente da Wallingford, vicino a Filadelfia, per un appuntamento inserito nel tour Giro Musicale d'Italia. Voci davvero pregevoli, quelle dei 34 giovani artisti esibitisi in latino ed inglese. 90 minuti di musiche sacrali. I brani eseguiti hanno spaziato dal medievale al contemporaneo, coinvolgendo sul finire il pubblico in una fantasiosa esibizione sulle scalinate del sagrato. Un coro, quello di Silverstones, esempio eccelso di virtuosismi canori. Fondato nel 1985, il coro è costituito da ragazzi scelti ogni anno con audizione. Il loro repertorio non ha età, spazia da un periodo musicale all'altro, dal medievale al contemporaneo. Fanno parte del repertorio alcuni brani di musica spirituale, fra cui anche musica italiana del XVI secolo, come Contrappunto bestiale la mente di Banchieri, Il bianco e dolce cigno di Arcadelt e Io mi sono giovinetta di Monteverdi. Nel lontano 1713 un gruppo di terziari, muratori, falegnami, macellai, braccianti agricoli, carrettieri ma anche professionisti che si riunivano in preghiera con i carmelitani della Chiesa del Carmine fondarono l'Arciconfraternita del Carmine che compie appunto quest'anno i suoi 300. La chiesa venne eretta fuori dell'antica cinta muraria nel 1730 e diventò il punto di riferimento religioso del sodalizio. Per festeggiare questa storica ricorrenza, l'Arciconfraternita ha realizzato una serie di appuntamenti, iniziati l'8 dicembre scorso con la presentazione del libro L'Arciconfraternita del Carmine di Martina Franca di Nicola Marturano. Giovedì 20 marzo, per l'occasione, si è svolta una cerimonia ufficiale all'interno della chiesa con il patrocinio del comune, presieduta dal priore Paolo Miola, alla presenza del sindaco Franco Ancona, dell'assessore alle attività culturali Tonino Scialpi e del direttore di Umanesimo della Pietra Nico Blasi. Tutti hanno voluto portare la propria testimonianza ripercorrendo 3 secoli di impegno nei confronti delle fasce più bisognose della popolazione, portato avanti dalla confraternita nel segno dei carmelitani. Prossimo appuntamento sabato 6 aprile, ore 18:30, con la spiritualità del Carmelo, relatore Cardinale De Giorgi. Si è conclusa sabato 23 marzo presso i laboratori urbani Arte Franca con la proiezione del documentario di Lorella Zanardo, Il corpo delle donne, la mini rassegna Sguardi di donne e non solo l'8 marzo. Organizzato dalle associazioni Sud-Est Donne, Circolo Salvador Allende, l'Arcallegra, Dragare, Arte Franca e Teatro Kismet con il patrocinio del Comune di Martina Franca, assessorato al diritto allo studio, ai beni e alle attività culturali e all'assessorato alle politiche sociali. Una mini rassegna partita il 9 marzo con la presentazione del libro Joyce Lussu, Tutte le strade mi portano a casa, e proseguita sabato 16 marzo con l'inaugurazione della mostra di Arazzi, Tra sogno e realtà di Laura Marcucci Cambellotti, visitabile fino al 1 maggio a Palazzo Ducale. Un'occasione quella di sabato scorso per denunciare l'utilizzo denigratorio, umiliante e volgare che in particolare la TV riserva al corpo femminile, ancorato a stereotipi di genere che fanno ancora della donna l'oggetto del più bieco desiderio maschile e in maniera subdola trasferiscono messaggi nefasti. La bellezza da rincorrere a tutti i costi, il culto dell'eterna giovinezza, la tirannia della moda, l'apparire piuttosto che l'essere. Soddisfazione da parte delle associazioni promotrici della rassegna che nel corso dei vari incontri hanno riservato incluso delle proposte all'amministrazione comunale per poter interagire riguardo le tematiche trattate. Sono Cia Nuova. Ora Cia è stanca, sì. È stanca, se ne va e torna a parlare. No, no, no. Te l'ho detto, tu ci hai cercata male. Oh, ricostruisti subito la villa. Ma non cercasti mai bene se tra le pietre sparse fosse rimasto qualche ricordo veramente vivo della sua anima. Per lei, non per te. Me l'ho trovato io.
Fisicità dirompente e personalità che invade il palco, catturando dal primo istante l'attenzione del pubblico. Questo è il primo impatto con cui Lucrezia Lante della Rovere si presenta sul palco del Cinema Teatro Verdi per dar vita al personaggio dell'ignota. La femme fatale dal dramma pirandelliano Come tu mi vuoi, nei panni della quale si cimentò al cinema anche la divina Greta Garbo. Luigi Pirandello, quando scrisse la storia di questa donna che cambia identità per riconquistarsi una dignità apparentemente perduta, si ispirò a un fatto di cronaca realmente accaduto, per poi costruire il personaggio su Marta Abba, la sua compagna. Lucrezia Lanta della Rovere, nel libero adattamento di Masolino d'Amico, diretta da Francesco Zecca, mette in scena un'ignota fiera, ma soprattutto convincente, che spiazza i propri interlocutori nella ricerca della propria identità. Essere e niente, essere e farsi, frase con cui Pirandello fa parlare il suo personaggio, un corpo che si fa come gli altri lo vogliono, ma la mente resta libera nella sua continua ricerca di se stessa. Il cast, composto da Crescenza Guarnieri, Andrea Gherpelli, Simone Colombari, Francesca Farcomeni, Raffaello Lombardi, Arcangelo Iannace, interpreta i sei personaggi in cerca di un nome da dare all'ignota. Un corpo senza nome, in attesa che qualcuno se lo prenda. Ma voi chi siete? Chi siamo noi? Siamo sei personaggi.